Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Buon pomeriggio e buona settimana al direttore di napolimagazine.com Antonio Pedrazzuolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele, a te, ai nostri radioascoltatori, tifosi della Napoli, buona settimana e buon inizio. Che settimana è questa, Antonio, quella dell'addio alla Vezzi? Vezzi saluta il Napoli, vola al PSG. A caldo ci sono rimasto male, lo ammetto, d'altronde come tutti i napoletani sono un sanguigno. Per chi come me ha vissuto la nascita del nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis da vicino, è impossibile ignorare un aspetto. Ezechiele in 5 anni, nonostante i tanti difetti, le espulsioni sotto Natale e i gol mancati, era diventato uno dei simboli principali della squadra. Lo ricorderemo per il suo ghigno beffardo, l'accelerata decisiva che mandava in tilt le difese. L'accelerata invece della trattativa c'è stata nel fine settimana scorso. Col suo gioco Michele ha sfiancato le difese avversarie, ha aiutato il Napoli a crescere, lui stesso è cresciuto con il Napoli, compiendo un passo alla volta, insieme ed uniti, è stata una progressione continua e costante, ora gli dico grazie di tutto, però bisogna andare avanti, le strade si dividono senza rancore, è chiaro che avremmo voluto che la storia con il Napoli e Ezechiele Lavezzi continuasse, come nei migliori film. Ma la realtà è un'altra storia, al giorno d'oggi le bandiere non ci sono più, purtroppo è così. Ciao Ezechiele. E tra l'altro, lo ripeto, insomma io non riesco a vedere un servizio uno sulla Vezzi, un servizio televisivo sulla Vezzi, perché veramente mi viene un po' la pelle d'oca e un po' di malinconia, però credo sia un fatto comunque positivo, perché significa che questo ragazzo comunque ci ha lasciato qualcosa, credo che sia stato bello averlo con noi per 5 anni, vederlo, toccarlo per 5 anni, e poi insomma è anche giusto a un certo punto che le strade si dividano quando ci sono delle esigenze, ma bisogna voltare pagina, Antonio. Voltare pagina significa probabilmente anche cambiare modo di giocare, ed è un po' l'interrogativo che tutti quanti si pongono. Quanto perde il Napoli senza Lavezzi? Cosa dovrà fare Mazzarri per riuscire a proporre un Napoli vincente, un Napoli forte anche senza Lavezzi? Questa è una bella domanda, è quello che ci chiediamo tutti. Conoscendo quel poco Walter Mazzarri, vi dico, sicuramente si punterà su Goran Pandev, quindi più spazio a Goran Pandev. Poi per quanto riguarda la difesa, ci sono tanti nomi in ballo, da Sissoko a Benatia. A centrocampo gli occhi sono sempre puntati su Armero dell'Udinese. Per l'attacco poi è il discorso più delicato, perché sostituire il Poggio Lavezzi non è facile. Bisogna capire se Mazzarri intende puntare su Insigne oppure no. Certo, voci mi dicono che ovviamente non in prima battuta, perché io mi metto anche nei panni del mister, è un rischio puntare su un ragazzo che ha fatto benissimo, metterlo accanto a Cavani e poi però rischiare che se dopo 2-3 partite non va bene lo bruci, e poi c'è una stagione impegnativa da affrontare. Io il consiglio che mi sento di dare è tenere Insigne, ma non da titolarissimo, perché sarebbe un errore grave, credo, ma inserirlo pian piano. Allora molti mi chiedono, farà la fine di Vargas? Beh, sono scelte che si fanno, anche perché ogni giocatore deve essere bravo a cogliere l'opportunità che ha. Al Napoli piace anche Maxi Lopez, l'idea Jovetic stuzzica molto, però la Fiorentina vuole 30 milioni di euro.
che non sono pochi. Il giocatore già guadagna 2 milioni di euro circa all'anno, chiaramente con un nuovo contratto vorrebbe un ritocchino verso l'alto. Il Napoli potrebbe fare un'offerta più o meno di 26 milioni di euro, ci sta pensando, e beh, potrebbe essere sicuramente una soluzione importante per sostituire Lavezzi, perché credo che sia necessario comunque integrare la rosa con un giocatore di valore. Inoltre, ma significa Michele, cambiare però, quando, cioè se butti dentro Jovetic significa cambiare. Assolutamente, però cambi in bene, non no, per carità, cioè, insomma, il signorino non è mica male. E poi Michele, sul finire del mercato, attenzione, perché il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa. Noi lo diciamo da mesi, anche l'anno scorso se ne era parlato di questo giocatore, però ecco, non so se farlo o meno il nome di nuovo, ma si valuta l'opportunità di prendere un infortunato di lusso. Quindi affari spenti, si sta valutando bene se prendere Giuseppe Rossi o meno, in modo tale da farlo recuperare e poi trovarsi in squadra un super top player. Certo, certo. Ma comunque, insomma, queste sono valutazioni molto più delicate, Antonio, perché quando c'è un giocatore alle prese con un infortunio così, con un doppio infortunio così grave, bisogna effettivamente, insomma, cautelarsi. E se lo farà il Napoli, sono sicuro che prenderà, anche alla luce di quello che è successo con Donadel quest'anno, prenderà tutte le dovute precauzioni. Antonio, a proposito di Donadel, c'è anche però, nonostante l'ottimo lavoro fatto da Bigon in due anni, c'è comunque una bella pletora di cavalli di ritorno, come si chiamano in gergo, i giocatori che rientreranno alla base. C'è però una buona parte, e credo Bigon non dovrebbe avere difficoltà, no, a smaltire. Eh sì, sono tanti. Una quindicina, se non ricordo male. Sì, sono 15 tra prestiti e con proprietà. Ovviamente bisogna capire poi cosa farne. Se voi andiamo anche a dare un'occhiata, no, a questi giocatori. Certo. Che ovviamente sono ancora di proprietà del Napoli. Da Santa Croce a Cigarini, a Rinaudo, Offer, Chavez, Vitale, Santana, Mannini, Baritti, Maiello, Ciano, Dumitru, Donnarumma e Sepe, per citare i più importanti, adesso andando così a memoria. Credo che il Napoli cercherà di fare cassa laddove sarà possibile, e ovviamente di rinnovare i prestiti anche lì, con una possibilità proprio di magari prendere anche dei giocatori interessanti. Poi c'è un nome, quello di Santana. Il Napoli vorrebbe Parolo, quindi sta provando a inserire in questo, certo, discorso il giocatore argentino. Vedremo se poi ha fatto benissimo a Cesena. Sì, sì. Su Cigarini invece, che è un prestito secco, quello che ha sfruttato l'Atalanta, loro lo rivorrebbero anche a titolo definitivo. Attualmente costa 5 milioni di euro. Cigarini. C'è anche la Fiorentina però su Cigarini. C'è anche la Fiorentina, però vedremo, quindi, ecco, chi paga questi soldi probabilmente prenderà il giocatore. Poi Rinaudo, che dicevamo ha più volte detto che farebbe piacere restare in azzurro, credo sia un po' difficile, volendo essere proprio onesti e sinceri. Poi Michele, per quanto riguarda il mercato, perché abbiamo fatto tanti nomi, si è parlato anche di Timoshuk del Bayern Monaco, che è un giocatore importante, poi Jerome Boateng del Bayern, sempre, che sono calciatori di livello, chissà, chissà, perché per ora sono delle idee. Sarebbero però nomi importanti, no? Anche con così una grande esperienza. Così come Ivanovic del Chelsea, c'è stata la conferma che finora non c'è stata un'accelerata. Su Felipe Melo, anche qui non arrivano conferme, perché il giocatore è andato in prestito al Galatasaray, però ecco, di Napoli non se ne parla. Assolutamente, assolutamente. Antonio, l'ultima domanda, più che una domanda, ti invito a fare una considerazione, è sulla nazionale. Stamattina sono rimasto letteralmente indignato a sentire Sky Sport 24 quando si parlava di Prandelli, del quale sinceramente non ho più una buona impressione già da un po' di tempo,
diciamo che il mito si è letteralmente squagliato dopo queste convocazioni e il suo recente comportamento con la nazionale. Sembra che stia pensando a uno schema Juve, ma la Juve in difesa come gioca? Questa, guarda, è la provocazione che mi fai proprio sul finire. No, come gioca in difesa? Non ricordo. Sai, seguendo il Napoli non ho seguito molto. No, nemmeno io seguo. Se non nella finale di Coppa Italia. Guarda, non colgo la provocazione. Vabbè, a 4 vuoi dire? Gioca a 4 la Juve? Dipende dalle partite. Quando si abbassano a turno i due esterni, gioca a 4 in effetti. Come gioca il Napoli, quindi. Esatto, quindi a 3 inizialmente e poi a 4. È inutile quindi. Vabbè, c'è Maggio, no? Che fa il terzino. Appunto, è inutile continuare con le considerazioni. Povero Maggio, guarda, ho visto la partita con. L'ha fatta apposta. No, vabbè, dai. Con De Santis pure, comunque, autore di un'uscita non proprio eccezionale. Spericolata. Tanti tifosi ci chiedono, ma per il rinnovo di De Santis per il momento non è all'ordine del giorno questo argomento. E poi un'altra curiosità simpatica. Perché molti tifosi mi sottolineavano un altro aspetto, ma i parigini, Michele, sì, avranno fatto le 2 del mattino, le 3 di notte sabato per vedere il Poggio Lavezzi, oppure sono fessi napoletani e anche nonostante questa notizia ormai certa l'hanno vista lo stesso la partita? Sono fessi napoletani perché i parigini alle 2 di notte stanno facendo altro. Te lo posso assicurare. Fessi però in senso buono, attenzione. Chiaramente. E tra quei fessi c'ero anche io. Comunque vogliamo dire una cosa, insomma, che a prescindere di tutti e di tutto, noi continuiamo ad essere tifosi dell'Italia e naturalmente se vinciamo gli europei non ci dispiace, assolutamente. No, io sono tifoso del Napoli. E come al solito scenderemo in strada a festeggiare, dai, non fare così. Caro Petrazzuolo, facciamo gli auguri a un po' di azzurri, no? C'è Insigne che compie gli anni, c'è Pandev che si è sposato, insomma, c'è un po' di... Tanti auguri, ragazzi. Novellino che è stato un ex azzurro, un ex allenatore, quindi anche lui compie gli anni. E auguri a Michele tutti. Sibilla che compie gli anni, no? Pure ogni 6 mesi, sì. Per avere 2 regali, no? Vabbè. È sempre il tuo compleanno. Assolutamente, assolutamente. Ogni giorno che hai l'opportunità di confrontarti con i tifosi del Napoli, di vedere Sebastiano Pedicella che ci sopporta tutte le settimane. Invecchio di un anno, dici tu. Sì. Tu non invecchi mai, perché molti mi hanno chiesto... Ma come fa? No, come facciamo no, a essere sempre comunque in diretta tutti i giorni? Vabbè ragazzi, ma ci siete voi, ci siete voi a darci forza. L'elisir della lunga vita. Sì. Noi non invecchiamo mai grazie a voi, non è uno slogan preparato, assolutamente, voi ci date la forza di andare avanti perché altrimenti spegneremo le frequenze, no? Assolutamente. Che parliamo a fare? Ma che parliamo a fare? Un abbraccio! Un abbraccio a tutti e forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne, ecco, io ho detto le donne, state scherzando, non dite più una parola del genere, sapete, voglio mai uscire, io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna Arzano-Napoli.